Ciao a tutte, oggi vedremo come fare questa borsa semplicissima, questa borsetta appunto granny con i manici di legno riciclati, sono vecchi manici che avevo e è una borsa che io ho pensato come borsa porta lavoro da portare magari in spiaggia, ci sta il nostro lavoro, ci sta anche la rivista da cui magari vogliamo prendere spunto, ecco qui, ed è veramente una borsetta semplicissima e molto rilassante da fare con gli avanzi di filato e in questi giorni di caldo, in questi giorni estivi. Bene, vediamo insieme come si fa. Per fare questa borsa io utilizzerò dei manici in legno. Io questi li avevo in casa e penso mi siano stati regalati, quindi non so dirvi dove acquistarli, però sicuramente li trovate facilmente nelle mercerie oppure anche su internet. Poi io utilizzerò il cotone flamenco che ho acquistato sul sito Lane di Biella, ne ho una discreta quantità di questo colore, quindi utilizzerò questo e credo che me ne serviranno circa 2 gomitoli di questo da 100 grammi. Sul sito trovate anche altri colori, vedete, per esempio questo bellissimo rosa. E poi naturalmente un uncinetto adatto allo spessore del filato che scegliete. Potete fare questa borsa, io la faccio in cotone perché ne ho in discreta quantità di questo e quindi mi piaceva anche l'effetto del colore, però potete anche farla di lana per l'autunno. Bene, iniziamo. Ecco qua, allora adesso facciamo la mattonella granny classica a punto alto, che è proprio una delle più classiche, e una volta che avete imparato a farla potete utilizzarla per fare innumerevoli cose, dalle coperte ai cuscini, a una giacca, un maglione, a delle semplicissime presine, insomma la mattonella granny classica è veramente super versatile e tra l'altro io queste mattonelle le trovo anche molto divertenti da fare. Allora adesso prendiamo il filo, io lo lavoro con questo cotone multicolore che ho preso sul sito Lane di Biella e chiaramente ve la potete fare anche con gli avanzi di cotone perché le granny sono fatte proprio apposta per utilizzare gli avanzi. Allora iniziamo creando un cerchio magico, quindi prendo il capo del filo così tra le dita della mano sinistra, avvolgo il filo tra medio e indice, creo un incrocio, vedete, entro con l'uncinetto sotto il primo capo del filo, afferro con l'uncino il secondo e lo trascino sotto il primo, lo giro così e creo una asolina. Dopodiché riprendo il filo e lo faccio passare attraverso l'asolina che ho creato e questo è il famoso cerchio magico. Potete fare la stessa, potete ottenere comunque un anello, l'anello centrale, anche realizzando delle catenelle, quindi magari fate 6 catenelle o 8 catenelle e poi le chiudete con una maglia bassissima. Allora adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, anzi ne facciamo 2 perché una praticamente con la chiusura del cerchio magico l'abbiamo già fatta, quindi ne faccio solo 2 e filo sull'uncinetto, entro nel cerchio e faccio altre 3 maglie alte, una, due, in tutto 4 perché le 3 catenelle mi contano come una maglia. Adesso faccio 3 catenelle, 1,
2, 3 e all'interno del cerchio faccio un altro gruppetto di 4 maglie alte. Una, due, tre, quattro. Faccio 3 catenelle, una, due, tre, e creo un altro gruppetto di 4 maglie alte. In tutto devo fare 4 gruppetti di 4 maglie alte separati da archetti da 3 catenelle. Quindi adesso ne facciamo altri 2 e poi ci vediamo alla fine del giro. Ecco, ho fatto i gruppetti, vedete? 1, 2, 3 e 4. Adesso per concludere faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e chiudo il giro agganciandomi alla terza catenella qui delle prime 3 che ho fatto. Ecco qua. Adesso tiro la codina e chiudo il cerchio e ho ottenuto il primo quadratino. Secondo giro, faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto una, due maglie alte e nella terza, nell'ultima, faccio una maglia alta. Faccio 2 maglie alte. Poi entro all'interno dell'archetto di 3 catenelle e faccio altre 2 maglie alte. Una, due. Adesso faccio 3 catenelle, una, due, tre. Filo sull'uncinetto sempre all'interno dell'archetto dall'altra parte. Faccio 2 maglie alte e una maglia alta sulla prima maglia alta disponibile. Quindi 2 all'interno dell'archetto e una maglia alta sulla maglia alta. Adesso faccio 2 catenelle di separazione e creo l'altro angolo da questa parte. Quindi salto le 2 maglie centrali. Entro con l'uncinetto nella terza e faccio una maglia alta e altri 2 all'interno dell'archetto. Una, due, 3 catenelle e altre 2 maglie alte all'interno dell'archetto. E una maglia alta sulla prima maglia alta che trovo fuori dall'archetto. 2 catenelle di separazione e faccio la stessa cosa per questo angolo. Poi vediamo come chiudere. Ecco, ho fatto l'altro gruppetto. A questo punto andiamo a fare il 4 e facciamo la chiusura. Quindi faccio sempre le mie 2 catenelle di separazione. Salto le 2 maglie alte, vado nella terza e faccio una maglia alta. E adesso qui mi trovo le catenelle, l'archetto, quindi entro, faccio 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 maglie alte nell'archetto dall'altra parte, mentre la terza, quella che prima facevo fuori, facevo sulla prima maglia alta,
disponibile non la faccio perché ho le 3 catenelle che mi contano come una maglia alta. Cosa devo fare? Però devo chiudere il giro, quindi conto 1, 2, 3 sulla terza catenella, infilo l'uncinetto e faccio una maglia bassissima. Quindi chiudo il giro e vedete che ho la mia mini mattonella. Adesso facciamo il terzo giro. Allora, qui faccio sempre la stessa cosa, quindi 5 catenelle, che sarebbero una maglia alta e 2 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto. Stavolta non salto nessuna maglia, ma comincio a fare maglie alte già dalla prima maglia disponibile. Quindi entro nella maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, ne lavoro una sulla seconda e una sulla terza. Adesso devo fare l'angolo, quindi filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte sempre nell'archetto. Adesso è praticamente sempre uguale. Quindi 2 maglie alte nell'archetto. Filo sull'uncinetto, una maglia alta sulla prima maglia alta e poi anche su tutte le altre. Quindi ne ho fatte tutte, ne ho fatte 3. Adesso 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e lavoro anche di qua le maglie alte. Sulle maglie alte fino all'archetto. Una, due, tre. E adesso entro nell'archetto 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione e 2 maglie alte sempre nell'archetto. E adesso maglie alte sulle maglie alte. Una, due, tre. Adesso vedete che mi trovo qui sulle catenelle di separazione, le rifaccio, quindi ne faccio due, faccio 2 catenelle e dall'altra parte ricomincio a fare la stessa cosa, quindi una maglia alta sulla maglia alta, una, due, tre, entro nell'archetto, faccio 2 maglie alte. Catenelle e 2 maglie alte e vado avanti così per tutto il giro. È molto molto facile, vedete? Ecco qui il risultato. Poi rivediamo la chiusura. Ecco qui, sono arrivata alla fine. Faccio le ultime 2 maglie alte sulle maglie alte, una, due. E adesso io qui ho le catenelle di inizio, quindi come prima conto 1, 2, 3 sulla terza, infilo l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. Ecco qui. Adesso inutile farvi vedere tutti i giri che tanto sono tutti uguali, proseguiamo così fino alla grandezza desiderata. Quindi facciamo sempre una, 2, 3, 4, 5 catenelle iniziali, filo sull'uncinetto e iniziamo subito a
lavorare le maglie alte. Nell'archetto sempre 2 maglie alte e 3 catenelle di separazione e 2 maglie alte, e poi lavoriamo tutte le maglie alte che abbiamo nel giro sottostante. Arrivati qui, 2 catenelle di separazione e riprendiamo, e così per tutti i giri fino alla grandezza desiderata. Ecco qui, vedete, io ho fatto la mia mattonella e vi dico quanto misura. La mia mattonella misura 21 centimetri, quindi se la volete grande come la mia, dovete fare giri, tanti giri per arrivare a 21 centimetri. Potete chiaramente farla più piccola o anche più grande, sempre proseguendo con lo stesso metodo. Allora, adesso per creare la borsetta dobbiamo farne un'altra assolutamente identica. Bene, mettiamoci al lavoro. Allora, io ho terminato le mie 3 mattonelle, tutte della stessa misura, vedete che carine, e adesso costruirò la borsa. Quindi ne metto, sto attenta di metterle nel modo corretto, cioè con il dritto del lavoro che poi viene sul davanti. Faccio così, quindi le piego in questo modo. Poi piego anche questa per fare i lati e piego anche la terza. Ecco in questo modo, vedete? Viene una specie di busta. Qui naturalmente manca una parte. Ecco qui. Chiaramente non posso fare un'altra mattonella piegata perché altrimenti non ci sarebbe più modo di aprire la borsa. Quindi poi costruirò 2 triangoli, uno davanti e uno dietro per completare la borsa. 2 triangoli a cui poi andranno attaccati i manici. Bene, intanto cominciamo a cucire queste parti. Quindi dobbiamo cucire la borsa in questo modo. Ecco qui, con un ago da lana o con l'uncinetto andiamo a cucire questa parte e questa parte. Ecco, a questo punto vedete, io ho cucito qui e adesso faccio così, quindi chiudo qui. Chiudo qui e chiudo qui e vado a cucire questa parte e questa parte. Bene, adesso vediamo come fare i triangoli che dobbiamo inserire negli spazi che abbiamo lasciato vuoti nella nostra borsa, cioè dobbiamo cucirli poi qui. Allora, è molto semplice. Io scelgo di fare con il metodo Granny. Poi si può anche scegliere di fare altri tipi di triangoli, cioè partendo con una catenella lunga della misura che va da questo lato a questo lato e poi costruire il triangolo facendo delle diminuzioni. Oppure il contrario, partendo dal vertice e poi facendo degli aumenti. Io farò questa seconda tecnica.
Allora prendo il filo in questo modo, faccio un cerchio magico, entro qui con l'uncinetto, passo sotto il primo capo, afferro il secondo con l'uncino, lo faccio passare sotto il primo, creo un'asolina. Riprendo il secondo capo e lo faccio passare all'interno dell'asola. Ed ecco qui, tiro fuori la codina e faccio 3 catenelle, una, due, tre all'interno del cerchio, lavoro altre due maglie alte, una, e 2, faccio 3 catenelle di separazione, una, due e 3, filo sull'uncinetto, sempre all'interno del cerchiolino, lavoro altre 3 catenelle, scusate, altre 3 maglie alte, una, due Tiro la codina, chiudo il cerchio magico il più possibile e questa è la mia base, la base del triangolo. Allora, adesso faccio 3 catenelle, giro il lavoro, lavoro una maglia alta nella stessa catenella di base, nella stessa maglia di base da cui ho fatto partire le 3 catenelle, e questo lo faccio sempre perché così il lato del triangolo mi viene meglio, mi viene un po' più dritto. Lavoro una maglia alta sulla seconda maglia. Una maglia alta sulla terza e all'interno dello spazio di 3 catenelle lavoro 2 maglie alte, 2, 3 catenelle di separazione, quindi faccio un archetto e altre 2 maglie alte sempre nello stesso archetto di sottostante, una, 2. E adesso qui sulle maglie che ho lavoro semplicemente 3 maglie alte, quindi una maglia alta sulla prima, una maglia alta sulla seconda, una maglia alta sulla terza delle 3 catenelle di inizio del giro. E qui lavoro poi anche un aumento, sempre come ho fatto di qua, che non ne ho lavorato i due all'inizio, ne lavoro due anche alla fine. Quindi nella stessa catenella lavoro 2 maglie alte. Ecco qui. E adesso semplicemente dobbiamo andare avanti così fino a raggiungere la grandezza del triangolo che vogliamo. Quindi adesso facciamo 3 catenelle. Giriamo il lavoro, una maglia alta nella stessa maglia di base da cui siamo partiti con le 3 catenelle. Maglie alte sulle maglie alte sottostanti, una, due, tre, 5, 6. All'interno dello spazio di 3 catenelle, sempre 2 maglie alte, una, due, 3 catenelle, una, due, tre, e 2 maglie alte dall'altra parte, una, due.
E poi scendo facendo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, una, due, tre, quattro, cinque. Sull'ultima, come prima, sulle 3 catenelle iniziali o finali in questo caso, 2 maglie alte, una e due. E poi vado avanti, quindi poi 3 catenelle, giro il lavoro. Una maglia alta nella stessa maglia e così via. È sempre sempre uguale, molto facile. E vedete, il nostro triangolino si sta formando. Quindi andiamo avanti così fino alla grandezza desiderata e ne dobbiamo fare due uguali. Bene, adesso rivoltiamo la borsa, quindi la rigiriamo in questo modo. Questo è il rovescio del lavoro e qui c'è il dritto. Mettiamo anche il triangolo al rovescio, lo facciamo combaciare il più possibile. Poi qui se ci sono un po' di se il bordo è un pochino storto, faremo una rifinitura con qualche giro di mezza maglia o maglia bassa, perché poi tanto qui dobbiamo attaccare i manici. Poi prendiamo l'ago, questo da fettuccia, con il filo e cominciamo a cucire il nostro triangolino, facendo partire magari, insomma, poi da dove volete voi. Io parto da qui, dalla parte centrale, faccio combaciare perfettamente la maglia. E comincio a cucire. Ecco qui. Allora, io ho attaccato il primo manico alla borsa. Vi dico che cosa ho fatto prima. Dopo aver cucito, come vi ho fatto vedere, i due triangoli, per pareggiare bene il bordo, ho fatto, vedete, un giro tutto attorno di maglia alta, un solo giro, e il risultato mi piace perché diciamo che appare ordinato. Adesso devo attaccare il secondo manico, quindi qui ci sono varie opzioni. Potete creare una fascetta di qualche centimetro, poi dipende dal vostro manico, perché magari non avete i manici come i miei, ma li avete con l'aggancio diverso, quindi vedete un po' voi. Create magari delle fascette all'uncinetto di qualche centimetro e poi le cucite, le attaccate qui, le fate passare nel foro e le cucite dall'altra parte. Ma in questo caso, siccome il foro non è grandissimo, io ho deciso di cucirle dopo aver preso le misure, cucire il manico con l'ago. Quindi mi aggancio con il filo. Mi aggancio bene perché poi non vorrei che la borsa poi con il peso il manico si staccasse, e comincio a passare l'ago attraverso il foro. Più volte in questo modo e a passarlo nelle maglie. Così cercando di fare una cosa ordinata.
manico. Chiaramente, ripeto, dipende dal tipo di manico che avete, perché ci sono anche manici fatti in modo diverso e quindi vedete voi il metodo, scegliete il metodo migliore. Potete anche costruire dei manici all'uncinetto se non avete questi manici, che però sono belli, questi qui in legno sono proprio belli. Bene, adesso io finisco il lavoro e poi ci vediamo per vedere insieme la borsa finita.